Sono a Seoul, a circa 50 km dal confine con la Corea del Nord. Oggi è domenica qui in Corea del Sud e sto andando in chiesa. Ma questa chiesa è un po' diversa da tutte quelle che ho visitato finora. Questa è la chiesa presbiteriana Simunan ed è davvero splendida. Gli architetti l'hanno progettata per rappresentare l'importanza di Simunan come madre di tutte le chiese di Seoul. Questo edificio è stato inaugurato nel 2019, nel 132esimo anniversario della chiesa, ed è uno dei principali luoghi di culto da visitare qui a Seoul. So che una lista di chiese da visitare può sembrare strana, ma lasciate che vi spieghi. Oggi, in un paese decisamente più piccolo di molti degli stati americani, ci sono centinaia di chiese con oltre 1000 membri ciascuna. Ci sono tre volte più chiese che mini market. In Corea del Sud ci sono più di 80.000 chiese protestanti. Questo significa più di una chiesa ogni 650 persone. Oggi milioni di sudcoreani si identificano come cristiani. E questo edificio, questa chiesa, testimonia quanto le cose siano cambiate rispetto al passato. Quando i missionari arrivarono per la prima volta in Corea, furono accolti con resistenza, sia dal governo che dalla popolazione. I cristiani erano visti come invasori alieni, perseguitati, lapidati, costretti a fuggire. Oggi le cose sono ovviamente molto diverse, ma c'è chi dice che potrebbero peggiorare. Nonostante la sua incredibile crescita, la chiesa sudcoreana sta affrontando una crisi molto grave. Solo il 13% delle giovani generazioni considera i cristiani affidabili e solo il 21% della popolazione generale ritiene che il cristianesimo sia credibile. Un'altra statistica ha mostrato che il 69% dei ventenni non ha alcuna credenza religiosa. È assurdo pensare che delle due Coree, la chiesa nel sud è in declino, mentre quella nel nord, dove il cristianesimo è proibito, si sta sviluppando in una storia completamente diversa. Ma cosa significa essere cristiani in Corea del Nord? Il regime nordcoreano ha sempre trattato il cristianesimo come una minaccia alla sicurezza nazionale fin dalle sue fondamenta. La società nordcoreana è divisa in tre classi principali o caste, a seconda di quanto siano politicamente sicure o rischiose. I protestanti sono classificati come ostili, classe 37, destinati ad essere condannati a vita nei Kan Il-soi, campi di prigionia politica, dove affrontano condizioni durissime. Il rapporto del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti sulle condizioni dei cristiani in Corea del Nord dipinge un quadro francamente straziante. Bambini arrestati, intere famiglie portate via solo per essere stati trovati in possesso di una croce. Sin dai primi anni in cui si sono compilate le liste degli stati in cui c'è persecuzione, la Corea del Nord è sempre stata in cima. Eppure lì il cristianesimo continua a farsi strada. Nel 2000, praticamente lo 0% dei nordcoreani non aveva mai visto una Bibbia con i propri occhi. Ma oggi, secondo i dati del 2020, oltre l'8% dei nordcoreani hanno visto una Bibbia con i propri occhi. Siamo in un momento storico in cui sempre più nordcoreani stanno leggendo la Bibbia rispetto a qualsiasi altro momento della storia, dove la Chiesa in Corea del Nord sta crescendo più velocemente della Chiesa in Occidente e di quella in Corea del Sud. Eppure, la mentalità che abbiamo ancora è: cosa posso fare per portare il Vangelo cielo lì? La mia risposta è: fratello, hai aspettato troppo. Lui è Eric Foley, il cofondatore di Voce dei Martiri in Corea. Serve la chiesa nordcoreana da decenni, insegnando e servendo accanto alla chiesa sul campo a Pyongyang e con tutti i perseguitati del mondo. In Corea del Sud e in Occidente, la chiesa è ancora molto legata alle sue forme, ma in Corea del Nord la chiesa clandestina è più legata alla parola di Dio che alle forme. Pensiamo che si debbano riunire in segreto, eppure i nordcoreani amano cantare inni a squarciagola. La Corea del Nord è montuosa per il 70% e in una stazione ferroviaria, in un passo di montagna, guardandosi intorno e vedendo che non c'è nessuno, cantano a piena voce. Quando pregano, non stanno lì a sussurrare, nascondendosi sotto una coperta. Hanno imparato a pregare anche con un agente della sicurezza, seduto proprio lì accanto. Potrei dire: mia sorella è stata molto ammalata, ma siamo così fortunati a vivere qui, dove il grande leader conosce e si prende cura di ciascuno di noi malati. In pratica, quello sarebbe una preghiera.
usando un linguaggio che non solleva sospetti. Ovunque si trovino, i cristiani nordcoreani pregano. Anche di fronte alle condizioni più difficili, i cristiani nordcoreani trovano il modo per rimanere fedeli a Gesù. Questo comporta sicuramente molta segretezza e a volte significa nascondere Cristo persino ai propri figli. In Corea del Nord, gli insegnanti e gli ufficiali di città sono addestrati appositamente per sapere come fare domande ai bambini per far loro rilevare cose sulla loro famiglia. Domande come: la tua famiglia canta canzoni con parole diverse? Molti degli inni cristiani hanno le stesse melodie dei canti del culto Juche, l'ideologia nordcoreana. La tua famiglia ha un libro speciale? I tuoi genitori sembrano pregare mentre fingono di dormire? Una delle mie storie preferite sfata molte delle idee romantiche che la gente ha sui cristiani clandestini nordcoreani. C'era una bambina di 7 anni, figlia di cristiani, ma lei non lo sapeva. Un giorno trovò una Bibbia in casa e il suo primo pensiero fu: devo avvisare la mia insegnante. Pensateci, non pensò: mamma, papà, non voglio che vi cacciate nei guai. Penso subito: devo informare la mia insegnante. I suoi genitori la legarono a una sedia finché non poterono evangelizzarla correttamente e lei poté testimoniare il Signore. Quindi l'evangelizzazione attraverso una sedia legata potrebbe non sembrare il modo più romantico di fare evangelizzazione, ma in Corea del Nord non esiste un modo normale di evangelizzare. Quella bambina è cresciuta ed oggi è associata a uno dei ministeri cristiani più dinamici ed efficaci all'interno della Corea del Nord. Si stima che oggi ci siano tra i 100 e i 400.000 credenti e decine di migliaia dei quali sono in prigione. Il che mi ha fatto chiedere: ma come si fa a diventare cristiani oggi in Corea del Nord? Di base, una persona diventa cristiana in Corea del Nord ascoltando la parola di Dio. E questo è sorprendente. Ho conosciuto cristiani in Corea del Nord che sono morti per la loro fede sapendo solo pochi versetti della Bibbia e alcune storie. Perché li considerano così sacri e si affidano completamente ad essi. Quei versetti dicono loro chi sono e loro si affidano ad essi. Ecco come si sono convertiti in Corea del Nord, attraverso l'ascolto della parola di Dio e lo Spirito Santo che concede loro la fede per essere deboli verso Dio, forti nei confronti di Kim Il-sung, ma deboli verso il Signore. In Medio Oriente sentiamo spesso di persone che diventano cristiane perché Gesù appare loro nei sogni. Non sentiamo molte di queste storie tra i cristiani nordcoreani, ma sentiamo di guarigioni miracolose, dove il Signore si diletta nel portare guarigione, e spesso quella è la loro prima esperienza che li porta a chiedersi com'è possibile. Nel loro mondo esiste solo il mondo materiale, quindi quando accade qualcosa di inspiegabile, questo li invita ad indagare. Ma alla fine ciò che li porta alla fede è sempre qualcuno che dà loro una testimonianza di Gesù. Questo, per me, è ciò che è più incoraggiante. Dio è semplicemente Dio. Non sta aspettando nessuno. Non c'è niente che debba ancora accadere. Non c'è nessuno che debba alzarsi e fare qualcosa. L'unica domanda è se tu vuoi unirti al privilegio di vedere tutto questo accadere. Quindi dipende solo da te. Ma per quanto riguarda Dio e per quanto riguarda il Signore Gesù Cristo, ha già preso la sua decisione sulla Corea del Nord. Ha chiamato i suoi santi lì. Non sta privandoli di nulla di buono. E in vista dell'eternità realizzeremo che hanno vissuto Dio in modi che noi non possiamo nemmeno immaginare, perché siamo così facilmente distratti da tutte quelle cose che pensiamo di dover possedere. Hanno solo Cristo rivelato attraverso la sua parola e a volte anche solo qualche parola qua e là. E per loro è sufficiente. Questo per me è ciò che è emozionante. Grazie. È emozionante. Questo è qualcosa per cui vale la pena andare in prigione.
All'inizio del XX secolo il futuro della Corea era in bilico. Il cristianesimo stava prendendo piede, i missionari stavano aprendo ospedali, scuole e Cristo veniva proclamato nelle chiese e nelle strade. Ma arrivò anche il Giappone, che non solo minacciava di distruggere la chiesa, ma tutta l'identità coreana e il suo stile di vita. E fu così che un gruppo di missionari decise di riunirsi in preghiera. Desideravano vedere Gesù ancora più all'opera in questa terra. Lo fecero per mesi, ma dopo un po' cominciarono a pensare di smettere, dato che non era accaduto nulla di straordinario. Ma una sera, mentre si riunivano per un servizio di preghiera, molti dei presenti iniziarono a piangere e a confessare i loro peccati. Mentre i missionari cercavano in qualche modo di riprendere il controllo della serata, si resero conto che c'era qualcun altro a gestirla e si fecero da parte. Un ministro coreano disse di quel momento: «Ci furono grandi segni e prodigi. Vedevi alcuni che lottavano per alzarsi ed altri ancora che ricadevano di nuovo nell'agonia. Altri ancora balzavano in piedi per liberare le loro anime da qualche peccato nascosto da tempo. Sembrava inopportuno che tali confessioni venissero fatte, ma non c'era null'altro da fare. Eravamo sotto una forza misteriosa e terribile, impotenti, missionari come i coreani». Mentre al primo servizio c'erano circa 1.500 persone riunite, quell'anno le chiese crebbero fino ad avere 79.221 membri. Nei successivi 5 anni, la Corea avrebbe avuto oltre 300.000 cristiani dichiarati. E questa è una cosa sorprendente, soprattutto se si considera che solo una generazione prima quel numero era pari a zero. I servizi di risveglio continuarono per giorni, ma non si fermarono nelle chiese. I cristiani andavano di casa in casa confessando i loro peccati a chi avevano offeso. Persino tutte le scuole di Pyongyang dovettero chiudere a causa dei racconti dei bambini che confessavano i loro misfatti agli insegnanti e ai compagni di classe. La Corea fu inondata da un senso diffuso di perdono e pentimento, e da quella effusione dello Spirito Santo fu organizzata la prima chiesa presbiteriana coreana, e da lì furono ordinati e preparati i primi 7 ministri coreani per servire la Chiesa in Corea. Ma non si fermò lì. Samuel Moffett, storico nato in Corea del Nord, il cui padre era presente al risveglio di Pyongyang, racconta così: «Saremo i primi ministri coreani della Chiesa coreana, ma una vera Chiesa ha bisogno di qualcosa in più di semplici ministri, ha bisogno di missionari». E intravidero un giovane ragazzo che stava entrando un po' in ritardo alla loro classe del seminario e gli dissero: «Ehi, sei stato tu, vero, a lapidare il primo missionario cristiano che si è visto da queste parti? Allora tu sarai il nostro primo missionario». E il moderatore di quell'incontro, mio padre, era il missionario che quel ragazzo aveva lapidato 16 anni prima. Ecco, mio padre ordinò l'uomo che lo aveva lapidato. E la Chiesa lo inviò come loro primo missionario su un'isola sconosciuta al largo della costa meridionale, dove, a sua volta, fu lapidato quando si alzò a predicare il Vangelo. E qui c'è qualcosa di veramente potente. Il più grande risveglio che la Corea abbia mai visto ha portato all'invio del suo primo missionario, un vero cristiano, come il Saulo trasformato in Paolo, Lee Ki-pung, il quale ha formato 17 congregazioni nell'isola di Jeju, lontano da Pyongyang. E lo stesso si può affermare per tutti i cristiani coreani. Ovunque vadano, la loro fede va con loro. Io non vengo da una famiglia molto religiosa. I miei genitori erano musulmani, ma non erano molto devoti. Ma quando i talebani presero il potere, allora naturalmente frequentare la scuola e frequentare la moschea ti veniva fortemente incoraggiato. Così divenni molto zelante riguardo alla religione e volevo unirmi ai talebani. E ho visto 4 cambi di regime, ho vissuto una guerra civile molto sanguinosa. Lui è Luke, è cresciuto in Afghanistan, in mezzo a molteplici cambi di regime islamico del governo. Quando era al college, iniziò ad avere dubbi sull'Islam, ed è allora che incontrò una coppia di cristiani coreani che viveva in Afghanistan e che lo invitò a casa loro. Stampavano una pagina di carta e si trattava del Vangelo di Giovanni, capitolo 1. Anche loro erano nervosi perché, a giudicare dalla mia espressione, ero molto nervoso. Dovettero davvero rifletterci. D'altra parte, loro lavoravano per l'ambasciata, quindi questo avrebbe potuto rendere il loro lavoro molto difficile. Leggendo la Bibbia e ascoltando da loro, parlando fino a quel momento, non ho incontrato nessun altro cristiano tranne questa coppia coreana. Non conosco altri cristiani coreani. Non conosco altri cristiani stranieri, cristiani afghani. Ho visto solo la loro vita. Non si limitavano a venire e trasmettere la conoscenza e la comprensione della Bibbia. Ho visto la loro vita. Luke ricevette Cristo e attualmente serve come pastore e si occupa di piantare delle chiese tra i rifugiati afghani. Ha dovuto lasciare il suo paese qualche anno fa, ma attribuisce la fruttuosità della propria vita alla fedeltà di quei missionari coreani.
Nel nord dell'Afghanistan c'era una compagnia di costruzioni coreana. Un uomo sconosciuto attaccò e uccise due coreani. Stavano cercando di condurre gli afghani al cristianesimo. E ricordo che i nostri amici coreani erano molto sconvolti, erano molto tristi, ma dissero, come i cristiani, questo è ciò che hanno scelto. Il loro scopo non era soltanto venire e costruire strade, ma erano lì anche per parlare della verità che conoscevano ad altri e di prendere la sofferenza, anche al punto di essere uccisi per la propria fede. E va bene così, non piangeremo per questo, ma li rivedremo e gioiremo per ciò che è accaduto. E in quei giorni i coreani venivano, ce n'erano centinaia in Afghanistan, andavano di villaggio in villaggio per condividere il Vangelo. Questo è ciò che rende la storia della Chiesa coreana così incredibilmente rilevante per la Chiesa mondiale di oggi. Per quanto sorprendente sia stata la storia di Luke, ci sono centinaia di altri coreani che servono in Afghanistan. Dai tempi in cui era conosciuta come la Gerusalemme dell'Oriente, la Corea è stata una potenza missionaria. E mentre ci chiediamo e preghiamo per il futuro della Chiesa in Corea del Sud, dobbiamo ricordare che questo zelo missionario non è limitato solo ai cristiani del Sud. Abbiamo scoperto che potevano lavorare con i nordcoreani non secondo i metodi occidentali di missione o i metodi sudcoreani di fare missione, ma secondo i tradizionali metodi di fare evangelizzazione e discepolato. Quando li addestriamo, li portiamo fuori. Ovunque si trovino i nordcoreani, Corea del Nord, Cina, Russia, Mongolia, sud-est asiatico, Medio Oriente, persino in Libia, la nostra migliore missionaria, in effetti, è una donna che sta per compiere 90 anni e si sta preparando a tornare dentro la Corea del Nord. E noi diciamo, ehi, sai che questo è un viaggio di sola andata? E lei dice, ho passato tutta la mia vita per Kim Il-sung, perché non dovrei dare la mia vita per il Signore Gesù? You have the leadership. 여러분들에게는 지도를 할 수 있는 지도력이 있습니다. You have the scholarship. 여러분에게는 지적인 것도 있습니다. You have the people. 여러분에게는 국민도 많습니다. Sai, quando Billy Graham venne a Seul nel 1973, il regime nordcoreano non fu felice. Si dice che abbiano chiamato Billy Graham lo stregone d'America. E puoi tranquillamente pensare che, anche se Billy Graham è stato in tutto il mondo, la Corea del Nord fosse probabilmente l'unico posto in cui non sarebbe mai arrivato. Ma 20 anni dopo, fu effettivamente invitato a visitare la Corea del Nord e ad incontrare direttamente Kim Il-sung. Graham voleva tenere una crociata a Pyongyang, ma non gliel'avrebbero mai permesso. Tuttavia riuscì a predicare un messaggio nella loro casa di culto sanzionata dal governo e a dare al sovrano della Corea del Nord una Bibbia. In un paese dove semplicemente possederne una copia potrebbe mandare a te e tutta la tua famiglia in un campo di prigionia, ecco che arriva un pastore straniero e ne consegna una direttamente all'uomo responsabile di quelle atrocità. Anche se la Corea del Nord è stata in cima alle liste dell'osservatorio delle persecuzioni per decenni, ciò non significa che Dio non stia operando in quel luogo difficile da raggiungere. Credere che esista un luogo troppo difficile da raggiungere o un gruppo etnico troppo perduto significa che credere in un Dio che può fare solo cose facili. E noi non crediamo in un Dio debole, crediamo nel Dio delle persone difficili da raggiungere. Una cosa che ho imparato dalla Chiesa coreana è la loro disciplina nella preghiera. C'è una tradizione chiamata Seibyuk Jido, preghiera del mattino presto. Puoi trovare persone che pregano in chiesa ogni mattina alle 5. Beh, forse possiamo unirci a loro nel pregare per il popolo della Corea del Nord e per la Chiesa della Corea del Sud. E probabilmente un altro glorioso risveglio arriverà.